La pioggia insistente non ha bloccato a Lodi la seconda edizione della maratona a squadre organizzata dal Movimento per la lotta contro la fame nel mondo. Nel piazzale interno della Banca Popolare in via Polenghi Lombardo sono stati davvero tanti gli appassionati di podismo dell'Lodigiano e delle vicine province di Milano, Cremona e Pavia a darsi appuntamento per concorrere ad un importante progetto di solidarietà internazionale, portare l'acqua potabile nelle case dei ruandesi. Si tratta di realizzare un acquedotto a ruotare, in grado di assicurare acqua a migliaia di persone, tuttora prive di questo bene primario per la vita. Il Movimento per la lotta contro la fame nel mondo collabora ormai da oltre 20 anni con il paese africano, nell'ambito di un intervento idrico dal titolo Acqua sorgente di vita. Grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Marciatori Lodigiani, costola delle associazioni Avis, Aido, Admo, Attive in Città, la partecipazione alla maratona a squadre è stata più che soddisfacente, vincendo anche la sfida del maltempo. Composta da 4 podisti, ogni squadra ha percorso la distanza tipica della maratona, oltre 42 km, ricavata su un circuito cittadino di 10 km. Ad assicurare la buona riuscita della manifestazione hanno collaborato anche i volontari della Protezione Civile, gli agenti della polizia locale ed il gruppo scout della città. Al termine della prova, resa ancora più impegnativa dalle condizioni del tempo, sono stati i volontari del gruppo sportivo Marciatori Lodigiani a garantire un meritato spuntino a base di frutta, marmellata, cioccolata e bevande calde, premiati i gruppi più numerosi.